No, matrimonio tu non ci venga. Ma come, già avete mio figlio? Con una sottana bianca addosso, un coso rosso qua in fronte che pare che l'hanno sparata. No, ma fa ridere, tutta morticola qua. Senti, Nicola, non è figlio solo a te, ma pure a me. Qua se non si fa il matrimonio, si fa un divorzio. Ma quale divorzio, cammina? A che ti si piglia a te? Me lo so io che mi piglia a me, cafone. Senti, Violè, lo sapevo fatto com'è. Il padre dalla cui presente signorina vuole il matrimonio indiano. Ma noi siamo cresimati a battezzo. E me, un matrimonio a mafia cristiana. E allora facciamo una cosa, parliamone a cena. Li invitiamo qua i genitori suoi, cucino io. Aluppa, voi mangiate italiano? Sì, certo. Ancora, ma... Pappi, mannaggia. La cena va bene, ma... Forse è meglio che voi venite a Roma. I miei ci tengono. E magari fare qualche piccola prova, insomma. O perché in ambasciata ci tengono all'etichetta. Va bene, pure noi tenevamo l'etichetta, no? Olio extravergine di morticolo. Poi, il cretino di mio fratello, che ha fatto, ci ha messo un po' di olio di girasole, tanto. Sono venuti quei cornuti, colleghi tuoi della NASA. Quello è frutto alimentare, pa. Ma va, va. Sabì, sveglia! Nicol sta dicendo che tu sei cafone e non puoi mangiare a tavola con i signori. Anzi, pure tu, no. Sto dicendo che dobbiamo fare solo un piccolo ripasso. Una prova. Sì, Peppi fa l'ambasciatore e sta là. Scusa, l'aria.